Facilità. Mi sono perso dopo 10 minuti. Siamo pronti? Allora, siamo qui per parlare del libro di Giovanni Floris, La prima regola degli Sciardana. Posso sapere quanti l'hanno già letto in sala, se c'è qualcuno che l'ha già letto? No, ecco, meglio ora, naturalmente dopo compratelo perché Giovanni... Ma vediamo se c'è qualcuno che ha intenzione di leggerlo. Meglio, perché così possiamo scoprire a mano alcune cose di questo libro, fra le quali naturalmente non ci sarà mai, perché non facciamo spoiler, la rivelazione di qual è la prima regola degli Sciardana. È una regola di vita fondamentale, ma quella la dovete scoprire leggendo il libro, e che peraltro lo dice soltanto alla fine. Intanto, perché c'è Floris qua è evidente, perché stiamo parlando del suo libro. Dovrei spiegarvi perché ci sono io, immagino, perché ho lavorato tanti anni con Giovanni Floris, lavoro a Rai 3 e abbiamo fatto insieme Ballarò, e poi prima ancora abbiamo lavorato insieme alla radio, sempre alla Rai. Siamo anche amici, quindi non vi aspettate che io parli male del libro, che peraltro mi è piaciuto, ho trovato divertente, ma lo dico prima che c'è un conflitto di interessi evidentemente. E l'ultima cosa che mi sono chiesto venendo qua è stata: perché si parla del libro La prima regola degli Sciardana a un festival di giornalismo? La risposta più banale è che siamo giornalisti, Giovanni in particolare che è l'autore, e uno se la potrebbe cavare così. Io ho provato a fare qualche passo avanti, magari per inventarmi qualche altra risposta a questa domanda. Sono stato anche a un'altra presentazione dove c'erano ben più illustri presentatori, perché c'erano Walter Veltroni e Paolo Mieli che parlavano di questo libro, ma non hanno parlato di giornalismo. Hanno parlato Veltroni moltissimo della commedia all'italiana, che è una cosa che sicuramente ha a che fare con questo libro, nella tipizzazione, diciamo, dei personaggi. E poi, se non lo sapete, ve lo dico io, Giovanni e Veltroni si scambiano spesso messaggi con i quali rievocano le battute che conoscono praticamente a memoria di tutti i film cinepanettoni e commedia all'italiana, e quindi avevano già un terreno comune su questo. Ma giornalismo poco. Anche Paolo Mieli ha parlato molto del tema della memoria, in questo caso della memoria della Sardegna, che per Giovanni è una cosa particolarmente importante, ma pure lì giornalismo non c'era. Alla fine però una cosa c'è, è che uno dei protagonisti del gruppetto di amici che è protagonista del libro è un giornalista, per di più un giornalista televisivo, per di più un giornalista televisivo che ogni tanto si sente stanco di fare il giornalista televisivo. Allora, so che questa domanda gliel'hanno già fatta, ma io comincerei da qua. A chi ti sei ispirato nel trovare il personaggio di quel giornalista? Grazie Andrea. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie di essere venuti, poi con una giornata di pioggia, un orario difficile, quindi grazie davvero. Per me è bellissimo tornare a Perugia, perché io ho fatto la scuola di giornalismo qua, e qua ci diedero i diplomi, quindi insomma è una sala che non rivedevo da tanto tempo. E avendoci vissuto 2 anni a Perugia, è per me particolarmente bello tornarci e rivederla, anche se appunto trovare parcheggio è rimasto il problema principale dal 1998, quando credo che... no, 95 mi sa, quando vivevo qua. Allora, dunque, il romanzo parla di un gruppo di quasi cinquantenni. Sono 3 amici che sono amici dai tempi di scuola del liceo, una loro amica molto più giovane, che ha una 30 anni, che sarà poi la donna che riesce a trascinarli fuori dalla crisi che hanno. È una crisi classica di mezz'età. Si sentono tutti e 3 falliti.
anche il giornalista di successo. Sono tre persone, tre amici. Uno è un imprenditore che ha avuto un'unica grande impresa di successo quando aveva un 24-25 anni, è rimasto sempre collegato a quell'esperienza di vittoria, non ha più sentito il sapore della vittoria, si è sposato con una donna ricca, cattiva, che ha una famiglia che lo vessa ma che lo mantiene, quindi lui non ci può rinunciare. Un altro è un avvocato che a Roma chiamiamo i parafangari. I parafangari sono quelli che vivono di piccole truffe del tamponamento, che fanno ricorso all'assicurazione del colpo della frusta. Anche lui sognava di essere un grande attore, di essere un attore di teatro. E poi c'è il giornalista che sognava di fare il giornalista, quindi lui il successo l'ha ottenuto. Però ha qualcosa che gli manca probabilmente il sapore dell'avventura che aveva quando ha iniziato a fare questa professione, quando frequentava i suoi amici. Avranno un'occasione di una grande avventura che gli sconvolgerà la vita a tutti e tre, nel giro di poche settimane si troveranno dove mai avrebbero pensato, non solo di luogo ma anche di pensieri, in una posizione filosofica, culturale che mai avrebbero immaginato, avendo perso molto e trovando molto. Diciamo, io non sono un romanziere, quindi sono costretto a raccontare il mondo che conosco. Il mondo che conosco è quello della televisione, quindi io almeno un personaggio me lo sono messo che lo sapevo descrivere, diciamo. Quindi in questo non è tanto autobiografico, perché non mi ritrovo in quel personaggio, però sicuramente è un personaggio che vive nel mondo dove vivo io, che impara le cose che ho imparato io, che vede le persone che vedo io. Quindi il personaggio autobiografico non è, le cose che vede sono però parte della mia vita, quello sì. E questo personaggio vive all'interno di un gruppetto che Giovanni ha già più o meno descritto, è un gruppetto di amici che vivono a Roma e che a un certo punto però questo loro piccolo microcosmo viene trasportato a Prantisedda in Ferru, per la pronuncia esatta rivolgersi al dottor Floris, che è un posto descritto nel centro della Sardegna, descritto in maniera sintetica, cioè un posto dove fa 45 gradi all'ombra, ma non c'è l'ombra, e questa è la caratteristica principale del paesino. Giovanni ha giocato su questo spostamento del gruppo di amici in un paesino sardo. Io prima ho fatto cenno all'importanza della Sardegna per lui, per la sua vita e adesso anche per la sua scrittura, ma magari ecco, vorrei che ci raccontassi tu qualcosa in più dell'ambientazione in Sardegna, e a questo punto collegherei anche gli Sciardana, che per prima di questo libro per me erano una popolazione ignota, adesso qualcosa è una popolazione. Allora, c'è un link, dunque, dove nasce questo libro. Il protagonista di questa vicenda, i protagonisti sono tre, Raffaele, Sandro e Giuseppe, il giornalista è Giuseppe. Come nasce il giornalista Giuseppe? Nasce, diciamo, dall'esperienza che ho vissuto io nel capire che stava cambiando età, per quanto mi riguarda. Non so quanti di voi hanno figli tra i 10 e i 14 anni che sempre fanno calcio, fanno calcetto. Nella scuola di calcetto dei figli c'è sempre un genitore che organizza un torneo di padri. Un torneo di padri che è sempre una dannazione, perché ci partecipano tutte persone che ormai hanno passato l'età per giocare a pallone e ne escono con la schiena rotta. E questa è una cosa continua. E quando uno dei padri dei figli che giocano con i miei figli organizzò il torneo, io iniziai a tormentarmi, perché dico, che faccio? Chiedevo a mia moglie, che faccio? Ci vado? E però poi magari mi fanno la foto mentre ho la pancia, oppure liscio il pallone, faccio una figuraccia, il filmato va su YouTube. Sono tormentato per un 3-4 puntate, 3-4 partite, senza andare. Mia moglie insiste, guarda, i bambini ci tengono, ci devi andare. Alla fine vado a questa partita, sempre attento che non facessero le foto, che non ci fosse nessuno che riprendeva. Invece arrivo e uno di questi padri mi fa, vieni Giuseppe. Dopo 12 anni di televisione non sapeva neanche come mi chiamavo, non è che non mi aveva riconosciuto, non sapeva proprio, non aveva mai visto Ballarò, mai visto Di Martedì, niente. Entro e
e tutta la squadra dice, ecco, è arrivata anche Giuseppe, e tutta la squadra, ciao Giuseppe, io dico, vabbè, ho perso 3-4 partite senza, perché pensavo mi riconoscessero. Entro in campo, dico, vero, stiamo attenti almeno alla figuraccia coi figli. I figli in tribuna giocavano col telefonino e non guardavano la partita. Mi mettono in panchina perché non ho mai giocato. Dopo un po' arriva il mio turno, entro, gioco malino e Giuseppe, vieni fuori. Dico, io sono stato 5 partite fuori, tormentandomi, facendo una testa così a mia moglie perché non mi hanno riconosciuto. Ho fatto pure la figura del pippone, mi fanno uscire subito. Là in panchino ho iniziato a pensare, speriamo che qualcuno gli dica che sono famoso, così mi fanno rientrare. Alla fine qualcuno è andato dal mister e gli ha fatto... Allora, questo ha fatto, Giovanni, vuoi rientrare? Allora dico, ecco, gli hanno detto che sto in televisione, per fortuna mi fanno rientrare. Rientro, ormai carico tantissimo, riesco a giocare benissimo, a un certo punto faccio un gol in tuffo, mandando la palla sotto al set. In quel momento, mentre volavo verso il pallone, dico, questo è il momento più bello da tanti anni a questo punto, perché... Non solo sto giocando senza la pressione di dover essere una persona che pubblica, ma sto pure facendo un gol come quando ero ragazzino. Naturalmente il tempo da arrivare a terra, sbattendo a terra, mi prende il colpo della strega. Quindi vengo riportato alla realtà, trascinato fuori a braccia, con tutti che mi dicono Giuseppe ti sei fatto male, quindi ero ritornato da nessuno ai loro occhi. Esco, arrivato in spogliatoio e rinizio, vengo portato via, appunto una cosa patetica, da mia moglie che mi porta sotto braccio, riesco a guadagnare l'uscita e mi viene in mente che insomma forse la devo smettere sia di immaginarmi che in tutti i mondi guardano Ballarò e sia che è finita un'epoca e deve iniziare quella da cinquantenni. Questo era un principio. Cosa succede nella mente di una persona che scopre che la deve far finita e deve tornare un po' coi piedi per terra? Dal mio punto di vista si confronta con la realtà, che era appunto la caduta, il colpo della strega finale. Dopo tutti i percorsi mentali e dopo il gol bellissimo che l'aveva riportato a quello che era, si è risvegliato col colpo della strega. La rude realtà... Nel mio immaginario è una terra come la Sardegna. Io, qua a Perugia vive, molti miei parenti vivono, parenti sardi, e loro vi potranno confermare che la Sardegna non è un atollo, cioè non è una spiaggia con acqua e acqua dappertutto. Sardegna è una terra splendida che dà sul mare, ma che all'interno ha dei paesaggi e dei percorsi favolosi di montagne. Sono montagne che ricordano anche l'Arizona, ci stanno canyon durissimi, boschi, ed è una terra molto netta. C'è il bosco, c'è la roccia, c'è la sabbia e poi c'è il mare. E la semplicità di questa terra e la durezza del confronto con questa terra mi ha portato a ispirare questo percorso in cui questo gruppo di amici ritrova se stesso. Lo ritrova attraverso un tormento, perché uno di loro immagina una truffa legata a una squadra di calcio. Gli altri due non capiscono che si tratta di una truffa, credono che sia un'avventura splendida in cui si rilancia la passione della loro vita, cioè come quando erano ragazzi, giocavano a pallone tutti insieme e si buttano in questa avventura con tale violenza e tale passione che rischiano o fanno saltare la truffa organizzata da Raffaele. Questo intreccio li porterà a delle avventure, a dei confronti, avventure anche con la criminalità, che li farà sentire degli Sciardana. Chi erano gli Sciardana? Gli Sciardana erano dei pirati sardi di 2000 anni avanti Cristo che dominavano il Mediterraneo. Dominavano il Mediterraneo e poi tornavano sempre a casa. Uscivano, prendevano e tornavano a casa. I sardi dicono che rispettavano un'unica regola, che è la regola che dà il titolo al romanzo, che però vorrei non svelare perché è l'ultima parola del romanzo, quindi leggo adesso le poche probabilità che voi acquistiate il libro, quindi me lo lascerei fare. Gruppo di amici è la parola chiave di questo libro. L'altra l'ha già affrontata Giovanni, ed è un'altra almeno delle parole chiave, è il calcio come gioco, che in questo libro verrà praticato da squadre alquanto improbabili, dove ci sono giocatori zoppi, donne, preti,
insomma, veramente un caleidoscopio umano che si cimenta. Però gruppo di amici è la parola chiave, cioè lo stare insieme e avere un legame particolare. E non ho detto prima che il calcio è un'altra passione che io e Giovanni condividiamo, compresa quella per la squadra per la quale tifiamo, non farò spoiler nemmeno su questo. Però di calcio si parla e lo si usa anche molto come una metafora della vita in questo libro. In particolare a me, che ero appassionato di questa storia e l'ho ritrovata qui, piace ricordare, se avete pazienza vi leggerei anche 30 secondi di questa intervista, che a un certo punto il famoso giornalista televisivo che abbiamo già conosciuto va a fare a tale Selvaggi, che adesso chi non è proprio appassionato di calcio probabilmente non si ricorda nemmeno, ma è invece un personaggio mitico della storia del calcio, per un motivo molto semplice, che è uno dei campioni del mondo dell'Italia dell'82, senza aver mai messo piede sul campo nel quale giocava l'Italia. È stato in tribuna per tutti i campionati mondiali, ma alla fine del campionato era con i suoi compagni ad alzare la coppa che l'Italia aveva vinto. Il giornalista di cui abbiamo parlato va a fare questa intervista e Selvaggi ricorda Bearzot, allenatore di quella squadra. Credeva molto nel concetto di squadra tipo, annuisce Selvaggi fissando Giuseppe con attenzione. Noi riserve, gente come Dossena, Bordon, Viercovod, Massaro, lo stesso Causio, avevamo il dovere morale di essere parte integrante di un progetto che aveva la sua base soprattutto nello straordinario affiatamento. E fu proprio nella difesa di questo progetto che Bearzot si rivelò per il più grande personaggio della storia del calcio italiano che io abbia mai conosciuto. Sa cosa ricordo? Una volta passate le qualificazioni in maniera indegna, ricoperti di critiche in patria e sulla stampa internazionale, ci riunimmo nello spogliatoio, ci guardammo in faccia. La sensazione fu che fosse saltato il tappo, che ci fossimo liberati di un peso. Ragazzi, il più è fatto, disse un leader della squadra. Adesso ce la giochiamo. Raccolse solo consensi e cominciò così il trionfo mondiale. Adesso ce la giochiamo, pensa Giuseppe. In fondo è vero, nel momento più basso, quello dell'umiliazione, quello della tentazione di mollare tutto, è lì che si tirano fuori le risorse vere. È lì che nasce una squadra. Al di là del fatto che c'è una paternità di questa storia che poi va restituita al legittimo proprietario, però chiedo a Giovanni se questa figura di Selvaggi, che poi entra anche come coprotagonista del libro, e la storia di quel mondiale, di quella squadra sbeffeggiata e partita senza alcuna speranza, è un po' anche una metafora del gruppo di amici che vanno in Sardegna e di quello che lui pensa della vita. Dunque, parto da un tema politico che sembra non entrare nulla, e diciamo, io con questo libro cerco anche di dare una descrizione del paese che vedo, no? Allora, pensate alle elezioni a Roma, dove ci sono tantissimi candidati di aree politiche che fino a poco tempo fa erano più o meno compatte. Tantissimi candidati che si rivolgono a un elettorato indefinito, no? Perché ognuno dice la destra e la sinistra è superata, io ho una visione diversa, non mi potete restringere, perché tutti pescano dove possono pescare. Il mondo di questi tre amici, in cui sono cresciuti, che sono alle soglie dei 50 anni, è il contrario. È un mondo dove la rete produce una persona o un'altra persona, dove tutti sono sostituibili, dove si diventa campioni del mondo anche non essendo, non solo non essendo il goleador, ma non essendo neanche un giocatore della squadra. Allora, Franco Selvaggi, io non so quanti di voi si ricordino di Franco Selvaggi, il campione del mondo del 1982. Ecco, vedi, qualcuno c'è. Franco Selvaggi era un fortissimo centravanti di Cagliari, Inter, Udinese e Torino, che tra l'altro è iniziato nella Roma con due partite, ma che divenne famoso per due motivi. Il primo perché fu convocato al posto del capocannoniere del campionato, cioè di Roberto Pruzzo,
E tutti si domandarono come si fa a portarsi ai mondiali selvaggi e non Pruzzo. Il secondo perché divenne campione del mondo, ma non stando in panchina, senza mai neanche andare in panchina, non mise mai gli scarpini. Franco Selvaggi si è visto tutte le partite dalla tribuna, perché quello era un mondo diverso, era un mondo in cui si sceglievano gli 11 titolari, due o tre riserve che erano Bergomi, Virkwood, Causio e ogni tanto Dossena forse, che metteva piede in campo, e gli altri stavano nel gruppo. E quando nel libro Giuseppe chiede a Selvaggi ma come si fa a vincere un mondiale, essere contento senza essere mai neanche stato in panchina, Selvaggi neanche lo capisce, questa era una vera intervista che diede a Bartoletti, neanche lo capisce, dice io fui importantissimo in quel mondiale. Perché fu importante? Poi lo spiega pure, dice perché io, Berzot sapeva che non avrei mai giocato, sapendo che non avrei mai giocato, mi ha messo a dormire in stanza con Tardelli, che era uno che non dormiva mai e che aveva bisogno di qualcuno con cui parlare. Io sono stato fondamentale per i mondiali, perché io ho tenuto sveglio Tardelli e Tardelli ha segnato. Quindi quel mondiale è pure mio. E in questa intervista ci stanno due geni. Uno è Selvaggi, che partecipa sapendo di non poter giocare, ed era un campione vero Selvaggi, e quindi pensate al dolore di un centravanti che ha fatto tantissimi gol in Serie A, in squadre molto importanti, un dolore di un giocatore che non può partecipare alla partita, per delle scelte che sicuramente lui non comprende, perché nessuno può essere portato a un mondiale e dire beh ma lui è più forte di me, quindi capisce di stare fuori e si domanda come posso partecipare io alla vittoria della squadra, l'unico modo è approfittare del fatto che io posso non dormire perché tanto stanco o fresco, non importa perché non giocherò mai, quello è il mio contributo. È la intelligenza di capire quanto è stato fondamentale dal momento che scopre che Tardelli è l'uomo fondamentale per vincere il mondiale, quindi diventa fondamentale anche lui. Giuseppe, Raffaele e Sandro hanno della vita, del modo di affrontare i problemi, si scoprirà in alcuni passaggi quasi della politica, cioè del modo in cui bisogna stare insieme per affrontare tutti i problemi che la vita ti pone, hanno una visione di squadra. Si trovano in un mondo e si confrontano anche con un politico, con un imprenditore, che poi richiamano alla mente probabilmente dei politici e degli imprenditori di ora, che hanno una visione opposta. La partita per vincere il torneo diventa una partita quasi tra due visioni del mondo, una in cui il campione è Selvaggi, che sa fare squadra anche non giocando, e l'altra in cui il campione è solo la persona che tira il pallone. Importa, solo quello che fa gol, e ne deve far tanti, perché non deve essere una persona normale, deve essere un campione eccezionale. Queste due visioni del mondo si confrontano nella battaglia per il torneo e sono delle visioni del mondo che a me piace immaginare tra due formazioni completamente diverse, due formazioni mentali, la formazione di chi vede l'uomo solo al comando e alla vittoria e la formazione di chi vede le squadre alla vittoria. Io non penso che sia meglio la seconda, penso proprio che vinca solo la seconda visione. Visto che siamo entrati trasportando i temi del libro nel nostro paese, è un libro al quale si potrebbe in fondo aggiungere il famoso disclaimer che ogni riferimento a fatti e personaggi esistiti o realmente accaduti è puramente casuale. Infatti, dovendo scegliere il nome di un presidente del Consiglio, Giovanni sceglie a caso Renzi. Quindi è così. E poi ci sono gli imprenditori corrotti che ha già citato e diciamo così altre categorie umane e sociali che sono molto presenti nell'Italia di oggi. Ora, una cosa sul come quello che accade nel libro si può trasportare nell'interpretazione del nostro paese ce l'ha già detta, però gli vorrei chiedere se ci sono altri motivi, spunti, interpretazioni che possono fare di Pranticeddu in Ferru un laboratorio. Esatto, un laboratorio dell'Italia di oggi. Io penso, c'è il dolore di questo gruppo. Allora ci sono, continuo a raccontare, questi tre amici, uno trascinato dagli altri, gli altri due perché uno vuole vincere, l'altro non ha alternativa a vincere il torneo.
mettono su una squadra che inizia a perdere, perde sonoramente, amano troppo il calcio, seguendo sempre la nostra metafora, per continuare a perdere, decidono di provarci, iniziano a vincere. Il campo del Prantigenda in Ferru è un campo che interessa a un imprenditore che sta mettendo una televisione e ci deve mettere un trasmettitore. Il sindaco di Prantigenda viene corrotto in modo da riuscire a ottenere questo campo di calcio. La squadra si sfascia. Come fanno degli sconfitti che si sentono falliti a continuare un torneo? Entra in campo due donne, una la ragazza trentenne innamorata di uno dei protagonisti, uno la madre di uno dei protagonisti, un'ottantenne sarda determinatissima, e vanno a cercare altri sconfitti, altri ultimi. Si vanno innanzitutto in un campo di accoglienza, trovano un campione egiziano di calcio, trovano un campione del Gambia, continuano il loro giro, trovano una badante russa che sa giocare molto bene, mettono su una squadra talmente raccogliticcia, talmente di disperati, che alla fine si farà valere, diciamo. Sono tanti i casi in cui incontrano momenti che noi leggiamo nei giornali. Torno a dire, io non sono un romanziere, racconto quello che vedo e io vedo il mondo in cui vivo io. Di certo è una grande ricerca di rivalsa da parte di queste persone verso un mondo che non amano, verso un mondo che nel caso del giornalista li ha anche stancati, verso un mondo che non riescono a capire perché non riescono a coordinarsi con, non dico il cinismo, ma con una visione così sterile degli avvenimenti, una visione che non vede oltre il fatto che sta succedendo. Loro sono convinti di essere parte di un racconto che loro stessi fanno, che in qualche misura quindi diventa un progetto. Si sentono parte di qualcosa e ogni azione che compiono la compiono quasi involontariamente, perché risponde a un progetto più lungo. Secondo loro questo è quello che manca alle persone che si contrappongono alla loro azione. Si contrappongono alla loro azione politici che pensano all'immediato, si contrappongono alla loro azione imprenditori che pensano al guadagno immediato. Loro invece ritengono di avere un progetto di medio-lungo che non li fa sforzare neanche tanto per capire quello che devono fare. Intanto vorrei chiedere all'organizzazione se è possibile far fare anche domande dal pubblico, perché forse tra poco sarà più interessante. E mi risforzo di parlare di giornalismo, di istituire anche qua una metafora ardita, però ho pensato a questo concetto del gioco di squadra e da poco abbiamo visto, penso anche molti di voi, questo bellissimo film che è Spotlight, che racconta una grande storia giornalistica e racconta di un gruppo di giornalisti che lavorano insieme a un'inchiesta. E quell'inchiesta nasce, sì, certamente perché c'è stata l'intuizione del direttore che è arrivato da pochissimo al Boston Globe e ritira fuori una vecchia storia che era un po' sepolta nei cassetti, ma poi l'inchiesta viene fuori soltanto perché ci lavorano tutti insieme, e Spotlight è proprio il nome di una sezione di quel giornale, di un gruppo di giornalisti che si dedicano a fatti di cronaca. Adesso mi ricordo di quel film, oltre alla bellezza complessiva, un passaggio in cui uno dei componenti di questa squadra di Spotlight si accorge che lui quella storia l'aveva cominciata a seguire, era un caporedattore, e si è fermato non capendo che avrebbe potuto avere sviluppi clamorosi, e quindi se ne fa una colpa quando invece lo comprende con i suoi nuovi colleghi. E a quel punto il direttore lo conforta dicendo: no, non devi assolutamente reagire così, perché vedi, il nostro mestiere è questo, brancoliamo nel buio per mesi, per periodi lunghissimi, siamo esposti a una quantità di notizie che ci sommergono praticamente, poi all'improvviso si accende la scintilla e capiamo che quella è una storia vera. Allora, siccome Giovanni ha detto
per un paio di volte che non è un romanziere, benché sia già la sua seconda opera narrativa, però, e ha detto, descrivo il mondo che vedo, mi piacerebbe chiedergli com'è che vengono fuori queste storie e questi personaggi, insomma, anche senza riferimenti a nomi concreti, ma qual è stato il passaggio, cioè ci sono anche delle cose che hai visto o pensato sulle poltrone di Ballarò prima e di Martedì poi? Dunque, io ritengo di aver avuto una grande fortuna anche professionalmente. Una fortuna però non è l'aver fatto una carriera in televisione, di avere la fortuna di condurre i talk show, è la fortuna di vedere persone che avrei soltanto immaginato. La fortuna di vedere delle classi politiche così diverse succedersi e delle reazioni così umane nelle persone che avevo in studio, che poi è una fortuna che abbiamo condiviso, cioè vedere, diciamo, non so se io avessi continuato a lavorare al giornale radio, all'economico, se avrei avuto l'esperienza umana di capire quanto una persona che governa sia una persona normale e di capire quanto una persona che governa o che si oppone a chi governa sia una persona che si spaventa, che si emoziona, che sbaglia, che ritiene di essere infallibile o che teme di essere troppo fallibile per fare quel passo che magari lo avrebbe portato ben più in là di quello che ha fatto. A Ballarò, a Di Martedì, più a Ballarò naturalmente perché un'esperienza è durata 12 anni, mentre Di Martedì è un'esperienza molto nuova, però abbiamo visto formarsi molta classe dirigente. Abbiamo visto, diciamo, classe dirigente cooptare persone che erano valide o meno, che si agitavano nei nostri studi, e molta classe dirigente perdere l'occasione di cooptare persone validissime. Quello, diciamo, se io dovessi. E poi ora Di Martedì vedere la nuova classe dirigente all'opera, riuscire a valutarli non solo uno a uno, ma nel loro complesso. Questa è stata una fortuna culturale, diciamo intellettuale, nel senso di leggere dentro, nel senso di capire le persone con cui si ha a che fare. È stato un regalo magnifico, mi ha fatto la fortuna. Allora sì, nel libro ci sono molte maschere, tolta la maschera. Io ho immaginato molti politici, molti imprenditori, molti giornalisti, li ho immaginati come sono davvero, e ci sono delle persone, secondo me per alcune è pure facile comprendere quali sono, però ci sono le nature delle persone che ho visto sedersi sulle poltrone di Ballarò e di Martedì, quelle che almeno a me è sembrato di cogliere. E devo dire che andando in controtendenza, diciamo, con i tempi e con i giudizi, devo dare la maggioranza dello stupore alla positività. Cioè, è più volte che una persona mi è sembrata meglio di quello che si raccontava o dell'idea che me ne ero fatto che peggio. E non sono più, ho fatto il giornalista, più sono stato portato a non dare giudizi netti né sulle persone né sulle azioni politiche. Più li conoscevo e più mi rendevo conto di quanto erano complessi, e più conoscevo la materia sulla quale agivano, più mi rendevo conto che sono materie talmente complesse che viene da apprezzare chi ci si mette all'opera, più che da condannarlo. Poi certamente si è anche scoperta tanta incompetenza, tanta approssimazione, tanta superficialità, tanta convinzione che la gente a casa fosse più superficiale di quello che è in realtà. E un'altra cosa che mi sono accorto e che mi ha colpito è che molto spesso i dati diciamo, il giudizio del numero delle persone corrisponde alla qualità. Tante volte noi facevamo ascolto a Ballarò e facciamo ascolto ora di Martedì se la puntata è bella, se è profonda e se è di qualità. E tante volte perdiamo ascolto a Ballarò di Martedì se la puntata è qualitativamente inferiore. Cioè c'è un grande pubblico che segue i talk show, che li segue sulla base della loro qualità. E più è buono,
e più la gente da casa ti segue. Diciamo, se io devo tirare un'esperienza da Ballarò e da Di Martedì ad ora, è che la gente ti stupisce sempre in positivo. Io avrei chiesto ancora solo a Giovanni, ma è proprio una cosa personale, se nel prossimo libro che scriverà ci sarà anche un allenatore completamente pelato con un sacco di braccialetti toscano e che si chiama Luciano. Lui sa perché glielo chiederei. Però, diciamo, lo ridurrebbe qualsiasi discrezione. Spazio alle vostre Avete domande. Vai. Selvaggi, come ci ha spiegato, è l'emblema dell'uomo di squadra, del campione che sa sacrificarsi. Diciamo che, come è stato detto, riferimento casuale, ma forse non proprio, Matteo Renzi è, che ne so, il Tardelli, o forse no, comunque l'uomo solo al comando, il grande campione che segna tanti gol o che comunque vorrebbe segnare tanti gol. I personaggi... Lo dici tu. No, sì, lo dico io. I personaggi, diciamo, che compongono la squadra, il giocatore egiziano, la badante, sono il simbolo politicamente degli ultimi, che si riferiscono anche, penso sempre io, ai migranti che giungono in questo periodo e di tutta la crisi che si sta creando. La mia domanda è: lei vede un Selvaggi nel panorama politico italiano, che sarebbe, diciamo, l'unico vero possibile vincente, e nel caso in cui non lo vedesse, crede che ci può essere un Selvaggi in Italia, oppure non sapremmo accoglierlo e apprezzarlo? Grazie. Prego, dunque, non è un saggio politico, non è una metafora della politica il mio libro. È vero che ci sono tanti riferimenti che mentalmente mi riportano al mondo della politica. Selvaggi non è il vincente, la squadra dell'82 è vincente. Selvaggi è il simbolo di un gruppo, di un collettivo. Io sono sicuro, al di là, guarda, non farei l'equazione Renzi uomo solo al comando, sia perché non mi sembra troppo al comando al momento, ma sia perché anche lui viene con una squadra, lui viene dalla Leopolda, viene dal PD, e non mi sembra, e devo dire neanche Berlusconi era l'uomo solo al comando. L'uomo solo al comando non è una persona che esiste, è l'idea che hanno gli elettori. E quando io penso che c'è un errore nel considerare la soluzione del problema che viene da un Superman o da una squadra, non è un errore che fanno i politici, è un errore che fanno gli elettori. Allora, Selvaggi, se vogliamo proprio volare nelle metafore, Selvaggi rappresenta noi stessi. Non dobbiamo cercare un Selvaggi. Siamo noi che dobbiamo capire che, come aveva capito Selvaggi, che il Mondiale si vince con la squadra e dando ognuno quello che può. In questo senso sono fuorvianti molti messaggi che danno i leader politici. Ci penso io, tagliamo la corta, ma questo non lo fa solo Renzi, lo fa anche Berlusconi, lo fa anche Grillo, lo fa anche Salvini. Perché lo fanno? Perché sono così? Secondo me no, perché sono convinti che ci piacciono. Se a noi piacessero i Selvaggi, loro farebbero i Selvaggi. Questa è la dura realtà. Quindi l'errore non è della classe politica, l'errore è dell'elettorato. E quindi, diciamo, arriverà un Selvaggi, e se non lo sai tu, perché dovresti essere tu, ecco. Chi è l'altro? Però da queste parti, una mano? Eccola. Giovanni Giuseppe, Giuseppe Giovanni. Allora, c'è un Giovanni che riceve e interpreta il Giuseppe in un modo e c'è chi chiama Giovanni Giuseppe, Giuseppe Giovanni in un altro modo. Se l'Europa si chiamasse più spesso Unione Europea,
Non si uscirebbe da un equivoco di mistica deviante e si capirebbe meglio dove stiamo andando. Io sono positivista da questo punto di vista, però c'è un lessico che fa sembrare troppo bravi nelle scelte certi operatori politici, perché anche il parlamentare che va in Europa non è che sia quel granché che si dichiara, insomma. Quindi la mia domanda, io mi pongo il quesito, è più giusto chiamare l'Unione Europea, e quindi si capirebbe meglio, che è un'organizzazione? Sì, ho capito, più non, che un'idea in assoluto. Non un'idea per la quale ci dobbiamo sacrificare. Guarda, io sono cresciuto che era Roma ladrona, ora è Bruxelles ladrona, solo che Roma ladrona la diciamo in pochi, invece Bruxelles ladrona sembra la parola d'ordine di tutti i partiti. Anche quando qualcuno appoggia l'idea europea deve dire sempre ma non così come la declinano. Io non lo so, io sono cresciuto nella stima di persone come Carlo Azeglio Ciampi, io non mi pongo mai il dubbio se l'Europa è un bene o no, è un bene di per sé dal mio punto di vista, è un bene, qua siete a Perugia, insomma quanto è bello vivere in una città dove c'è l'università per stranieri, cioè, c'è solo di buono. Non c'è nulla di... Poi certo, tutti i luoghi politici di potere sono dei luoghi politici che possono fare cose giuste o cose sbagliate, ma di per sé l'idea non viene mai messa in discussione. Quindi, seguendo la tua suggestione, si può dire che l'Europa non dovrebbe essere messa in discussione e le cose che decide l'Unione Europea, molto volentieri, anche perché noi mandiamo i rappresentanti là, dici non sono un granché, è colpa nostra perché... Poi li votiamo, io mi ricordo nelle ultime liste c'era in tutte le liste di tutti i partiti a capo un giovane, al numero due uno che stava in Europa dal 1600, diciamo là forse un po' di scaltrezza anche da parte di chi vota aiuterebbe. Buonasera, un giornalista sportivo, Olivero Bea, parafrasando la Costituzione, diceva che l'Italia è una repubblica fondata sul calcio, no? Allargando il concetto, come mai gli italiani, che sono profondamente individualisti, hanno invece così grande considerazione del calcio, che è uno sport di collettività? Io non penso che siano individualisti, sono anarchici, che è diverso. È peggio. peggio no, perché c'è tanto anche di buono, però no, penso che siano... è difficile fotografare una tradizione, è difficile anche dire, ad esempio pensiamo alle culture politiche, le culture in politiche legate alla realizzazione dell'individuo di per sé non sono mai state così di gran successo in Italia, no? Repubblicani, liberali, radicali, e poi gli altri erano tutti o comunisti o socialisti o cattolici, cristiani, democratici cristiani, diciamo, quelli in cui ci siamo formati. Io non credo che sia un paese individualista, sia un paese molto anarchico, che vuole liberarsi delle regole quando costringono lui e vuole delle regole ferre quando fermano gli altri. Diciamo che c'era un sociologo che parlava, descriveva l'Italia come paese del familismo amorale, no? In cui è importantissimo il tuo parente, è importantissimo il tuo amico del liceo e non riconosci nessun'altra istituzione o entità. Il calcio è una rappresentazione perfetta di questo, cioè è una libertà assoluta in un campo concentrato in cui poi un allenatore cerca di dare delle regole, ma fosse per i giocatori ognuno andrebbe per conto suo. Gli inglesi definivano, mi pare, il rugby uno sport di selvaggi giocato da galantuomini e il calcio uno sport con regole da selvaggi giocato da galantuomini, e il calcio è uno sport con regole da galantuomini giocate da selvaggi, quindi è perfetto per il nostro paese. Qui davanti. Buonasera, mi ha colpito molto prima quando parlava di politici che ha intervistato in tutti questi anni di televisione, che ha detto ho incontrato persone migliori di quelle che immaginavo.
Non pensa che in questo hanno una grossa responsabilità i giornalisti, i mass media, che hanno in questi ultimi anni si sono occupati più che della politica, delle linee politiche, del personaggio, del gossip? In un seminario precedente si diceva proprio di questo, che negli ultimi anni ecco, i giornalisti per primi si sono occupati del personaggio politico e non della politica. Oggi infatti le linee politiche non vengono più riportate, però sappiamo tutto, no? dei schieramenti, eccetera. Sì, secondo me è un po' entrambe le cose. Diciamo, pensiamo agli ultimi anni, no? Noi abbiamo avuto un presidente del Consiglio indagato per prostituzione minorile, non succede in nessun momento della storia, in nessun posto del mondo. Abbiamo avuto un presidente di regione di cui girava un filmato con trans e cocaina, nessun posto del mondo, in nessun momento del mondo. E abbiamo avuto un'attenzione sui fatti personali che non imputerei tutta al lavoro dei giornalisti, diciamo, molto ci hanno messo di loro, ecco, perché diciamo Festini con 47 ragazze pagate per la presenza, no? Sono dei picchi di vita privata che difficilmente passano inosservati al giornalismo. Devo dire che prima, precedentemente, la personalizzazione della politica era stata avviata, ad esempio, da Berlusconi. Cioè, prima che fosse stato beccato su aspetti personali, era lui che legava la propria persona al successo e quindi alla politica. E torniamo all'immagine di prima, quando dico che invece prima i partiti producevano un'idea che poteva essere rappresentata da diverse persone. Adesso ci sono delle persone singole che quindi lanciano il boomerang, ma il boomerang torna indietro. Cioè, se la tua linea politica, il tuo consenso presso l'elettorato è legato tutto al fatto che sei una persona smart, che sei un vincente, nel momento in cui inciampi l'attenzione... Diciamo, quindi, secondo me abbiamo vissuto un'epoca molto particolare. Io leggo sempre questa anche all'analisi del talk show, no? Cioè, che è valutata questa come crisi, in realtà era prima un sopra le righe. Quando noi iniziamo Ballarò, io mi ricordo che voi alla rete mi dicevate Ballarò può arrivare al 10% di share, perché c'è sempre una persona su 10 nel prime time che guarda la politica. Di più è difficile immaginarlo, perché una persona su 10 sì, ma di più quando ci sta un'offerta di fiction, di show, di documentari. La realtà è quella. Adesso ci sono due talk show a sera e più o meno fanno 5-5. Il martedì si fa un po' di più perché si viene da una lunga tradizione di 12 anni di talk show con tanta attenzione, quindi il martedì ci dividiamo una torta un po' più ampia, ma parliamo di 6-6, che insieme fanno 12. Quindi siamo due punti in più rispetto a quello che normalmente... Siamo in un'epoca di normalità. È sempre auspicabile la normalità. La normalità è la perfezione. Perché fuori dalla normalità ci stanno i picchi, ci sta l'esagitazione, ci sta l'emozione. È chiaro che noi con Ballarò arrivammo a picchi di 22%, quanto facevamo? 20%, 18%, ma c'era pure un Presidente del Consiglio che ci telefonava, ci insultava, attaccava il telefono, come si fa quando si è a casa, no? Che c'è, da ragazzini che si ha il telefono e si... E, diciamo, quella era... In quante persone se lo vedrebbero un Presidente del Consiglio che telefona e urla? Molte più di quanto si interessano alla politica. Teniamoci stretta la crisi del talk show, perché vuol dire che il paese sta bello tranquillo, diciamo. C'è una mano laggiù. Buonasera. Dopo aver avuto la fortuna di vedere per anni la classe dirigente italiana, ritrova dei caratteri fondamentali dell'uomo politico, della classe dirigente, oppure ha notato un rinnovamento all'interno di essa, soprattutto anche di fronte ai nuovi movimenti politici di questi ultimi anni? Grazie. La nuova classe politica mi sembra molto più omogenea, per dirlo in positivo, della precedente, per dirlo in negativo molto più omologata. Non noti una grande differenza dalla presenza di uno o di un altro in un dibattito.
Non credo che sia un bene, ma mi sembra che mentre una volta criticavamo molto le persone, i parlamentari in genere di centrodestra, no? Che ripetevano a macchinetta la posizione del partito espressa dal leader, penso che adesso lo facciano tutti. E riesce difficile persino valutare le persone, perché hanno tutti un linguaggio troppo simile per essere credibile. E sappiamo tutti dire quali erano le differenze di personalità tra D'Alema, Fassino, Veltroni, Rutelli. Li abbiamo imparati a conoscere come persone. Ditemi se avete la stessa capacità di capire che tipi di persone sono dei rappresentanti adesso del centrodestra, del centrosinistra o dei 5 Stelle. Mi sembra che siamo in una fase in cui il ripetere la posizione del il comunicato del partito sia diventata la regola. A questo si lega anche, secondo me, la normalizzazione dell'attenzione del pubblico. Perché una volta che sono chiare le posizioni dei politici, giri pagina. Non ci sono più le persone degli intellettuali che fanno politica, degli imprenditori che fanno politica, della persona comune che fa politica. Ci stanno le posizioni dei politici. Chi la dice, è sostituibile. Per questo, secondo me, i talk show portano ad accorciare il tempo dedicato a ogni argomento. Perché la posizione politica è standard, non la approfondisci. Approfondisci le posizioni degli altri. Ormai i politici nei talk show sono pochissimi, perché quello dicono. Quanto glielo vuoi far dire? Dopo un po' si è capito e si va avanti. Se non ci sono altre domande, Giovanni ha detto una cosa, questa riflessione finale molto importante. Mi ricollego anche alla domanda sulle responsabilità dei giornalisti, naturalmente ce ne sono tante, però ricordiamoci sempre che è un'epoca nella quale molti politici invece tendono a far passare l'idea che siccome ci sono i social media comunichiamo lì e quindi alla gente arriva quello che vogliamo e quelle che danno loro sono sempre risposte, ma nella dialettica democratica quello che conta è che ci siano anche le domande e le domande le devono fare i giornalisti. Se non le sanno fare adeguatamente naturalmente è colpa loro, ma pensare di abolire le domande è proprio non va bene in radice, ecco, perché è un po' una cosa. Grazie a tutti anche per essere stati in questa magnifica sala. Vorrei dire che abbiamo restituito Giovanni al suo ruolo così professionale e istituzionale, ma il libro è un libro divertente, davvero sembra una sceneggiatura già scritta per un film, con una caratterizzazione di personaggi secondo me molto riuscita, quindi è una lettura molto piacevole se vi andrà di farla. E per quanto riguarda il calcio vi ricordo che c'era anche un'altra definizione in tema di Europa, mi sembra che fosse di Gary Lineker, giocatore inglese, che diceva: è quello sport in cui ci sono 22 uomini in mutande che rincorrono un pallone e alla fine vincono i tedeschi. Si avvisa il gentile pubblico.